Ciao a tutti e bentornati su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su The Elder Scrolls Online per un video che mi viene fondamentalmente di pancia, perché nessuno mi ha chiesto di farlo, ho voluto farlo io come tributo a questo gruppo e sono gli Italian Scrolls Online. Che cosa notate da questa schermata? Teso è in italiano, ma fermi tutti. Vi voglio parlare di questo gruppo di traduzione e spero vedano questo video e mi possano magari correggere nel caso in cui dovessi sbagliare. Questo gruppo è nato un anno fa, nel 2020, e in un anno, hanno compiuto da poco un anno, hanno tradotto oltre il 60% del gioco. Quindi ovviamente non avete tutte le quest tradotte, ma avete tutta l'intera interfaccia a disposizione, tutta tradotta in italiano, nonché le quasi tutte, anche qui, le traduzioni delle varie razze iniziali. Non tutte, perché credo che qualcuna sia sfuggita, ma in realtà quello che garantiscono è diciamo, la totale copertura di quello che è l'interfaccia, quindi le skill e così via. Voglio andare a vedere in una partita, insomma, così vi faccio vedere. 60% io credo voglia significare che, beh, intanto qua sotto ci sono le frasi tradotte e sono state tradotte ovviamente tutte quelle azioni, non queste cose che comunque sono strettamente legate a una sorta di streaming del gioco. Credo che quel 60% si rivolga soprattutto alla parte vanilla del gioco, quindi Elder Scrolls base, così come era all'inizio, ma viene tradotta spessissimo come traduzione. Dovrebbe esserci un aggiornamento grosso ogni mese, a cadenza mensile, da quello che ho capito. Adesso vorrei mettere via l'arma, ma va bene. Vedete che qui c'è Apri, la Hall della Giustizia. Ma quello che è interessante è che abbiamo tutta l'interfaccia tradotta, la scheda di personaggio, abbiamo le abilità, cosa importantissima le abilità per poter vedere che cosa fa cosa, che quello è fondamentale. Il diario non è ancora tradotto, anche se qualcosina lo è. Il gioco non è difficilissimo come inglese, almeno non ho mai trovato grosse difficoltà, però ecco, vedete qua, qualcosina è tradotta, qualcosa no, però come vi dicevo, il progetto è già in corso da un anno con un team di traduttori di 5 persone fisse. 100% di traduzione dell'interfaccia, come vi ho detto, è il 60% del gioco. Qua siamo già in una fase avanzata, quindi quello che è ben oltre il 60%, perché siamo nell'espansione di Morrowind. Se si va, credo, a Somerset o tutte le espansioni prima, le troverete tutte in italiano. Quindi magari avrete modo di dedicarvi al gioco giocando prima quelle. Ma secondo me è già un grosso incentivo a giocare questo titolo il fatto che sia tradotta l'interfaccia, perché quella aiuta veramente, veramente tantissimo. Qui Outlander, una a persona moment, con cui please. parlare. Outlander, Arch-Cannon Tower. Allora, un'altra cosa che vi voglio far vedere adesso è il loro sito web. Ecco, questo è Italian Scrolls Online, con il progetto, come vi dicevo, 5 traduttori fissi, 850.000 righe di testo tradotte, interfaccia al 100% e il gioco tradotto al 60%. Hanno ovviamente un loro Discord, una loro pagina Facebook che si chiama The Elder Scrolls Online trattino traduzione italiana. C'è la possibilità di scaricarla, quindi la traduzione è scaricabile ed è già utilizzabile alla versione 84. E come potete vedere, in questa versione del 13 luglio è stato tradotto qualcosa, diciamo, adesso io non conosco tutto, però la Trial Cloud Rest, invece il 12 luglio è stato tradotto un dungeon. È un bel progetto ambizioso che spero un domani possa essere reso ufficiale da Bethesda, spero, anche se io spero anche che la passione di questi nostri benefattori non venga mai meno, perché veramente è una cosa bellissima.
Io penso di provare a ricominciare il gioco dalla versione vanilla in modo da vedermelo tutto completamente in italiano. Ma ripeto, il gioco l'ho trovato profondissimo anche per quanto riguarda le quest secondarie e leggendolo si capisce, però tante volte, come dicono in tanti e come dicono anche loro nella homepage, spesso si arriva a casa stanchi e tutto viene tranne che la voglia di leggere un gioco, per quanto bello, completamente in inglese, cercare di concentrarsi, perdere magari quel senso di relax che può dare un gioco completamente tradotto nella nostra lingua. Qua vedete quello che dicono che è fondamentalmente quello che vi ho appena detto io. Quindi un in bocca al lupo, ai The Italian Scrolls Online per questo, e grazie per il bellissimo lavoro. Spero di fare cosa gradita loro nel pubblicizzarvi questa novità. E vi invito, se lo avete, a dare una nuova possibilità al gioco. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!